Notte, un programma di e con Michele Plastino. Questa sera niente 100 passi, cioè niente mio editoriale, perché i 100 passi sono qua. Eccolo qui, questo signore qui, dopo ciao, tanto Michele. Tempo, accanto a me, così come quando iniziamo tutto, quindi con Alberto Mandolesi. Alberto, ciao. Ciao, buonasera a tutti, mi hai fatto ritornare... Aspetta, fermo, perché questo è, siccome al di là del risultato di Roma-Lazio, questa sera col di notte un messaggio lo vuole mandare. A quello che è il sentimento più bello del mondo, che è l'amicizia. Ecco perché ti ho fatto questo segno. E ora che presentiamo gli ospiti, che tutti stasera hanno dato una grande dimostrazione di amicizia, e hai ritrovato anche vecchi amici come sì. Me, uno studio di grandissima qualità. Allora, il capitano in questo caso, perché è quello che più tempo viene con me, è Andrea Agostinelli. Ciao Andrea, mister, ciao, buonasera. Allora, in questo misto straordinario questa sera, accanto a lui, Roma, con grandissimo piacere e affetto, il grande Tonino Tempestilli. Grazie Tonino. Ciao Michele, ciao Alberto e buonasera a tutti. Ciao Tonino. Accanto ad Andrea, per parare i vari colpi di questa sera, un altro amico che ex portiere della Lazio, Riccardo Budoni. Ciao Riccardo. Ciao Michele, ciao Riccardo. Alberto. Un saluto a tutto lo studio. E chiudo sempre all'insegna dell'amicizia, perché quindi tu e lui lo siete da tanti anni, sì. E quindi per questo volevo chiudere, come ho aperto con te, e chiudo questo cerchio con un altro grande amico a cui sono molto affezionato, che è Stefano Impallomeni. Stefano, buonasera. Buonasera, ciao, grazie Stefano. Michele, ciao Alberto, è bello vedervi insieme. Sembra che parlate come di una coppia, che sì, marito e moglie che si ritrovano dopo un divorzio. No? Noi veramente ci vediamo sempre. Sì, però non in onda è tantissimo tempo. Allora, parto subito, scusate, perché la prima cosa, meglio che diamo subito un'occhiata prima di entrare nel dibattito, oltre ovviamente parleremo molto del derby, quasi esclusivamente da quello, andiamo a vedere un po' come sono i risultati fino adesso c'è, mentre stiamo in onda in diretta, poi chi vedrà la replica saprà già il risultato, c'è Bologna-Atalanta, ma nel frattempo do la classifica di questo momento, al di là delle partite più o meno. C'è il Milan in testa a 66 punti, il Napoli 63, l'Inter a 60 con una partita in meno, 59 la Juve, 51 la Roma, 49 l'Atalanta, c'è stato il sorpasso, 48 l'Atalanta con due partite in meno, 47 la Fiorentina, una partita in meno, ed è quella che per me gioca meglio di tutti, comunque va bene, 43 il Sassuolo, 42 il Verona, 35 il Torino, una partita in meno, 33 l'Empoli, 33 il Bologna, due partite in meno, 30 l'Udinese, due partite in meno, 29 Sampdoria e Spezia, 25 Cagliari, 22 Venezia, una partita in meno, 22 Genoa e 16 Salernitana, due partite in meno. Allora vediamo subito di partire con il primo brevissimo commento, diamo la precedenza ovviamente allo studio, tanto questa sera poi a un certo punto mi fermo e conduci tu, così rientri. C'è problema. Faremo una parte. Allora, andiamo a rapida rassegna carrellata. Allora, un titolo su questa partita di oggi con un commento anche di pochi secondi. Allora, parto da te Riccardo. Delusione. Perfetto. Il titolo invece di Andrea? Bisogna perdere le partite, ma perdere in un certo modo, non così. Bene. Tonino? Questa è una partita che resterà nella storia, perché è un derby vinto in maniera spettacolare e meritatamente, e sono quelle partite che rimangono nei ricordi dei tifosi. Stefano? Che l'hai detto un titolo, quindi Roma Capoccia, perché... Hai capito. Sei ripresentato in grande forma. Stefano, sì, grande giornalista. Come canta? No, come canta numero uno è Andrea. Ah sì, no, perché solo la facevamo cantare, dicevo, capito? Quindi no, va bene. Allora, il tuo titolo? Stupore magico, un sostantivo e un aggettivo. Ah, non lo sapevamo, vero, che stupore magico era un sostantivo e un aggettivo. Allora, intanto così, mentre voi vi riscaldate, questa sera è in collegamento, ci ha mandato subito il suo commento un altro della squadra di Gol di Notte, che è il vecchio amico Roberto Scarnecchia. Sentiamo un attimo che cosa ha detto lui appena finita la partita. Va bene? Ciao Michele, buonasera a tutti. Saluto particolare a Stefano.
cosa dire, una partita assolutamente giocata dalla Roma, solamente dalla Roma, perché probabilmente dopo un minuto e mezzo passare in vantaggio ha caricato i giallorossi e ha assolutamente spento i ragazzi della Lazio. Prestazione assolutamente opaca degli uomini di Sarri, errori anche da parte dell'allenatore, errori da parte dei giocatori, molto nervosismo. Quindi la Lazio non mi è piaciuta, una squadra che di solito mi piace, oggi proprio veramente poca. Oltre che una poca Lazio, una grande Roma, perché dal vantaggio di solito le squadre, soprattutto quando si è dopo un minuto e mezzo, si tirano un pochino indietro. Invece la Roma ha continuato facendo un grandissimo secondo gol e poi una punizione meravigliosa di Pellegrini. Poteva finire 4-0 con Ibrahim solo davanti al portiere a mandata alta, però devo dire che ottima Roma, buona Roma, carattere spettacolare, Lazio veramente poca. E niente, ancora un saluto a tutti, grazie e un bacio a Stefano. Ciao Stefi, ciao. Allora, detto questo, con questo particolare saluto, cominciamo con la botta e risposta col nostro studio e partiamo dalla Roma, dato che è partito già Roberto. E quindi Alberto, a te la scelta, vai, botta e risposta con i nostri amici. Beh, vai. Partendo allora, per dovere di ospitalità, comincio con Agostinelli e gli dico se ti aspettavi una partita del genere. Ah, non se l'aspettava nessuno, devo dire che oggi nel calcio, ma non oggi, sempre la prima prerogativa di ogni squadra è metterci la determinazione, la fame, la voglia in qualsiasi tipo di partita. Capisci che specialmente nel derby, no? Dove sai che le motivazioni vengono da sole, che sono punti che valgono doppio per tutta la città, quindi non c'è proprio nessuna scusante, no? Perché io so cosa oggi come soffrono i tifosi della Lazio, non per la sconfitta del derby, che quanti derby si sono persi e quanti derby si sono vinti, ma il modo in cui si è persa la partita, cioè non si è entrato in campo, è la cosa peggio per un tifoso laziale oggi, no? Perché la Lazio del resto veniva anche da 8 partite, aveva subito solo 3 gol, aveva fatto delle buone cose, era arrivato in una classifica dove c'era un certo entusiasmo, ha avuto una settimana per poter lavorare meglio, la Roma ha giocato, quindi tutte le cose contro. Io non faccio quello che interrompe, perché così facciamo un po', ok. No, poi quindi, voglia, cioè, abbiamo 2 ore. Non si parla, non vorrei parlare né di tattica né di nulla, se non dell'atteggiamento di concentrazione di cattiveria sportiva che non c'è stato. Allora, tra l'altro, di quello che ha detto lui, una parentesi, si leva questa leggenda che quella squadra che è stanca poi non vince, quell'altra che invece si prepara la partita. Però lo dicono sempre. Ed è una leggenda metropolitana. Lo dice anche noi. Vincere aiuta. Io no, perché proprio per me vincere aiuta a vincere, non sono convinto. Vai. Allora, mi raccomando, i tempi, la botta e risposta, in modo tale che voglio che parlate tutti, ho un parterre straordinario stasera, quindi prego, vai. Beh, gioco su Tonino, perché insomma vado anche in ordine. Se ti aspettavi una Roma del genere, parlando proprio di stanchezza, aveva combattuto fino all'ultimo minuto col Vitesse, quindi un dispendio di energia incredibile. Sì, infatti la sorpresa è stata quella, perché sotto l'aspetto fisico la Roma ha dimostrato di esserci. Beh, se uno considerava la partita col Vitesse e anche quella prima con l'Udinese, dove la Roma aveva avuto delle difficoltà e dove sinceramente parecchia gente dava per la Lazio favorita al derby, la Roma oggi ha dimostrato di star bene fisicamente, di avere approcciato la gara nella maniera giusta, e che poi è la maniera in cui dovrebbe approcciare tutte le gare, che credo che al di là del derby, perché il derby ha un'importanza particolare, non lo sappiamo a Roma, ma tutte le gare andrebbero interpretate in questa maniera. Però perché non capita a chi lo dice? Lo chiedo adesso a Riccardo. Allora, secondo me bisogna anche saper essere molto bravi ad allenare la mente, perché i momenti sono quelli più importanti quando ci sono questi appuntamenti. Poi, come si diceva prima, la parte infrasettimanale, che adesso è diventato un problema, bisogna allenare anche quello, cioè nel senso che tu sai che hai degli appuntamenti, sei un club come lo è la Roma, come sono tante altre squadre che vogliono competere, devi allenarti anche a sopportare e a cercare di dare il massimo sempre e comunque.
poi ci sono i fattori tecnici, la rosa, la durata e tutto quanto. Allora scusami Alberto, perché prima dell'ultimo del primo giro con Stefano approfitto di lui, oggi due portieri, due prestazioni completamente diverse, o sbaglio? O sbaglio? Secondo me sì, secondo me sì, anche perché diciamo che Rui Patrizio ultimamente sta dando insomma delle prestazioni di sicurezza rispetto a quello che forse ha fatto vedere all'inizio, mentre Stracoscia veniva da un buon periodo, invece oggi qualche cosina insomma è da rivedere. Prego. Beh, invece a Stefano chiedo qualcosa di Mourinho, perché bene o male comunque era stato criticato un pochino anche da me, dico la verità, è arrivato Mourinho tutti contenti e poi i risultati non si erano visti, almeno quello che ci aspettavamo. Mourinho come capello poi. No, tu hai scelto il titolo Stupore Magico. Io invece devo dire la verità, che anche in settimana non ti con Alberto e con Michele ne avevamo parlato. Io pensavo che potesse essere il derby di Mourinho e così è stato, per un semplice fatto, per il fatto che la partita di giovedì in Coppa diceva poco e niente, e poi ha dimostrato di voler vincere su tutti i fronti, preparandola a livello comunicativo con la battuta delle sigarette, che non era indirizzata a Sarri, era indirizzata a un fatto, noi abbiamo giocato e voi no, questo discorso un po' della stanchezza di aver raggiunto un obiettivo, ma ha fatto l'unplane 3-0, 3 punti, sorpasso, sosta, gestione, entusiasmo alle stelle, perché la vera capacità di questo allenatore è stato conquistare il pubblico oltre i risultati. Ora avrà secondo me una carta di credito importante da qui fino alla fine della stagione con la Conference League, e si è meritato nettamente il confronto giornalisticamente parlando con Sarri, annientandolo dall'inizio alla fine. Noi possiamo parlare degli errori della Lazio, però dobbiamo dare merito a come ha preparato la partita Mourinho in tutti i sensi, con il ragazzino confermato per la quarta volta consecutiva, che ha fatto cambiare la corsia esterna a Felipe Anderson due volte, che con Tammy Abraham ha inciso, e soprattutto con la scelta più coraggiosa di escludere Zaniolo mettendolo in panchina. E aggiungo, concludo, ne parliamo sempre poco, è una cosa che a me sinceramente un po' dà fastidio, è il derby di Mourinho, è il derby di Tammy Abraham, ma soprattutto è il derby di Lorenzo Pellegrini, perché questo ragazzo nella parte iniziale della stagione del campionato è stato decisivo, importante, ha segnato 8 gol in campionato. Per me a fine campionato potrebbe anche realizzare dalle 12-13 reti, vedremo. Capitano della Roma, romano, romanista, ha avviato, ha dato il là con quel calcio d'angolo sulla traversa, e poi, vero che poi la devi anche sfruttare la fortuna, ma ha giocato a tutto campo con una freddezza non indifferente. Qui a Roma sbagliamo sempre, facciamo i paragoni con i capitani del passato, con Giannini, De Rossi, Totti e via dicendo. Lorenzo Pellegrini è un grande calciatore, però se ne parla sempre poco. E allora io oggi, ne hai parlato di più adesso. Importante, anche i tifosi romanisti che a volte sono scettici nei suoi confronti, io credo che lui si sia preso una bella rivincita, perché si merita questo momento, è un ragazzo serio e che merita soprattutto di essere al centro di questo progetto. Allora, spero che anche il club lo tuteli. Allora, chiedo scusa alla regia, visto l'interesse del dibattito, lo faccio ora il mio ricordo del corso, così faccio dopo abbiamo tempo ancora per spaziare di più, che dura pochi secondi. Approfitto adesso con questi grandi testimonial di questa sera per ricordare appunto il mio piccolo gruppo, cioè il mio laboratorio di comunicazione. A questo proposito ringrazio Stefano per alcune parole che mi ha detto prima della trasmissione. Allora, chiunque può dare un'occhiata comunque al sito dove ci sono già delle informazioni, ma chiunque sia interessato a partecipare al mio laboratorio di comunicazione, al mio corso, chiamiamolo così, di giornalismo, può lasciare il proprio telefono e il proprio nome, perché voglio ricontattare io personalmente, alle mail micheleplastino@virgilio.it, ripeto, nome, vostro telefono, vi ricontatto io, micheleplastino@virgilio.it, oppure WhatsApp al 335 81 24 78. E a proposito di attività, poi mi farà piacere durante la trasmissione parlare anche delle attuali attività
dei nostri amici che sono in studio. Va bene, noi ci fermiamo un attimo. Prima di fermarci, il ricordo allo sponsor che c'ha una vecchia fascia di capitano, perché è quello che c'è da più tempo, l'amico Maurizio Celon, il che significa Autostema, che significa Opel. Mentre colgo l'occasione per salutare le amiche e gli amici che ci seguono da Teleuniverso e da NSL, salutando ovviamente gli editori che ci permettono e permettono ancora di avere un gran bel futuro, mi auguro, come vedete, a Gol di Notte. Allora, abbiamo parlato della partita, vediamo adesso alcune immagini insieme anche alle notizie che riguardano il Lazio sportivo in assoluto, grazie al TG di Teleuniverso. Grazie all'ottimo TG sportivo del Lazio, appunto di Teleuniverso e di Fabio Cortina, che ci vuole talmente bene che ha annunciato Gol di Notte domani sera alle 21:10. In realtà, e così lo vediamo, c'è una grande invece trasmissione che si occupa della Serie B, con Andrea la conosciamo bene, che è quella appunto di Bordo Campo a cura di Aurora Forcarelli, che fa lei, e quindi lo vogliamo ricordare. Adesso ci facciamo una panoramica dei nostri ricordi e poi riapriamo il dibattito in studio. A proposito, si è tanto parlato, no, sti giorni di Zema, tanto oggi ha fatto 5 gol, cominciamo a mettere da parte, vediamo il proprio, vediamo il primo tempo, poi vediamo il proprio. È una gran bella trasmissione che si occupa chiaramente principalmente del Frosinone, no? Il raggio d'azione è quello, ma ha una sua storia, una tradizione. Buon lavoro Aurora, abbiamo parlato di questo. Chi non segue calcio invece, NSL, perché sempre par condicio, il lunedì sera ha questa geniale trasmissione del nostro editore, tra l'altro, di Cristian Lelli, che si chiama Zara 87, che è una trasmissione fatta sui taxi, una cosa fantastica. E chiudo il cerchio ricordando la app che ci permette di farci vedere in tutta Italia, un'app sempre aggiornata, l'app di NSL. Scarica l'app ufficiale di NSL. Scarica l'app ufficiale di NSL. Con un solo clic potrai vedere i nostri programmi TV oppure ascoltarli via radio direttamente dal tuo smartphone o dal tablet. Potrai seguire il palinsesto di NSL in qualsiasi momento, conoscere i nostri speaker e interagire con loro via social. Ti sei perso una diretta? Nessun problema! Attraverso la sezione podcast potrai riascoltare quando e dove vuoi le puntate dei principali programmi. L'app di NSL Radio TV è facile, gratuita e sensazionale. Cercala sullo store di iOS e Android e portaci sempre con te. Splendida modernità. Allora, Alberto, riprendiamo con il nostro studio. Fra poco sentiremo anche le dichiarazioni, avremo fra poco pronto anche Mourinho. A te la botta e risposta con i nostri. Se vogliamo ripartire invece come adesso alla rovescio, sei visto tu il come conduttore. Fatto. Sei tu il conduttore. Allora chiedo a Stefano il Pallomeni, visto che. Scusami, sì. Mi ero dimenticato, però già vedo che scrivono il numero dei messaggi per i WhatsApp che vedremo passare per tutta la nostra trasmissione: 3939 300 400, lo ripeto, 3939 300 400. Prego, in ogni caso, intanto dalla redazione, se mi mettono i nomi di tutti quelli che ci stanno mandando i messaggi, quindi come prima cosa li voglio ringraziare, me lo fate voi, grazie Martina, prego. Volevo chiedere a Stefano quanto sia stato determinante fare il gol, lo sai che ha battuto il record di Sebino Nela, i 3 minuti, il gol più veloce della storia dei derby. C'è un altro record abbattuto, ma lo diciamo dopo, quando c'è D'Amico, che lo devo sfottere. Vai, vai. E quindi quanto è stato determinante segnare, cioè
dare una strada, insomma. Non credo che sia stato determinante, Alberto, però certo ha aiutato a dare entusiasmo. La Roma giocava in casa, era data per sfavorita, c'era un pessimismo su questa squadra, soprattutto poi alla luce della partita che era stata fatta giovedì contro il Vitesse. Io ripeto, mi aspettavo invece una risposta del genere da parte della squadra, e ha sfruttato quel vantaggio iniziale. Certo è che bisogna di contro dire una cosa, che la Lazio non ha reagito, cioè è stata piatta dall'inizio fino alla fine, anche perché nel secondo tempo è stata una partita difensiva che la Roma ha saputo gestire bene, quindi ha aiutato, per concludere, per venire alla tua domanda, ma non è stato determinante. Secondo me 2-0 è stato determinante, soprattutto è stato determinante aver giocato quel primo tempo con quella sicurezza, con quella spigliatezza, con quella determinazione, ma anche col piano gara, che è andato tutto liscio, come era stato all'andata per la Lazio fino a un certo punto. Poi nella ripresa la Roma ha giocato 30 minuti all'andata molto importanti, ci si attendeva una reazione da parte della Lazio che non c'è stata, e questo un po' dall'altra parte, facendo una valutazione un po' generale, quello che ha sorpreso di più. Però la Roma ha strameritato di vincere il derby, ripeto, dall'inizio alla fine, come l'ha preparata, con grande umiltà. Io avevo detto, se teme la Lazio, se la rispetta, e addirittura, facendo un'iperbole, se pensa di essere inferiore alla Lazio, la Roma può vincere questo derby, avevo detto. Vai. Avrebbe potuto vincere, e lo ha fatto alla grande. Anzi. Vai Albert, grazie Sam. Ti metto in una posizione difficile, parlo con Riccardo, e ti chiedo, se fossi stato sulla panchina della Lazio, cosa avresti fatto di diverso da Sarri? Guarda, prima ne parlavamo proprio con Stefano, cioè, ci voleva uno shock, un qualche cosa, perché come ha detto adesso, la partita della Lazio è stata piatta completamente, non c'è stato quell'acuto che poteva risvegliare la Lazio anche a livello di idee. Non c'è stato nessun giocatore, forse qualche volta, anche se un po' evanescente, Pedro ha provato con la sua velocità a creare un po' di scompiglio, però andava a sbattere contro un muro, perché la bravura della Roma è quella di aver fatto una partita semplice ma concreta, non si è inventata niente, e poi ha due giocatori che in questo momento fanno la differenza, che sono Abraham e Mkhitaryan, che veramente hanno sconvolto, diciamo, le idee, le poche idee che aveva la Lazio. E poi secondo me la brutta impressione, ecco perché ho detto delusione, che c'è stata, è come se non, la partita non fosse stata preparata, non ci fosse stato un piano B, un piano C, perché penso Andrea qua, che è stato allenatore in panchine anche importanti, sa bene che uno cerca un pochettino di pensare al pessimismo per avere una seconda partita da dover affrontare. Oggi completamente zero. Allora, tra l'altro ringrazio tutti quelli che ci stanno scrivendo messaggi, che sono veramente tantissimi. Poi mi fa sorridere, perché appena non parliamo benissimo della Lazio, oggi non vedo perché, c'è da esaltare la Roma, ci scrivono sempre: siete Roma Channel? No, lo siamo, ma ormai è un'abitudine. Qualcuno di voi lo è stato, però in genere, capito? Questa volta era Silvia che aveva scritto questo. Prego ancora. Ah, prego. Per Torino, volevo chiedere quali sono state. Certo, quando si vince per una partita come questa, è merito di tutti. Guarda che ci scrivono. Plastino Mandolisi, un vero tuffo nella gioventù. Tuffo chi ci segue. Vai, vedi, vai. Vi abbiamo fatto tornare peggiori. Per Torino no, chiedo però se ci sono stati dei migliori, quali sono stati i migliori? Oggi è difficile individuare un migliore. Credo che la squadra si sia comportata veramente egregiamente in tutti i reparti. Se devo proprio fare un nome, direi Mkhitaryan, che oggi ha fatto una grande partita. Però io una cosa che mi domando, no? E vorrei domandare a certe volte agli allenatori, no? Beh, c'è Agostinelli, chiedilo Andrea. Guardando in casa Lazio, dico, ma come può non giocare Lazzari in una squadra come la Lazio? Cioè, a me sorprende. Quindi certe volte rimango perplesso nelle scelte, no? E faccio fatica a trovare una motivazione. È anche vero che poi i calciatori bisogna vederli tutti durante la settimana. Però a me sembra che questo calciatore, mister, per esempio, risposta da mister. Sì, no, ma guarda, io sono della stessa idea di Tonino, cioè se fosse per me Lazzari giocherebbe sempre, perché io sono un grande stimatore di Lazzari, e quindi, però in questo tipo di partita oggi per me l'aspetto tattico e
di un giocatore in più, un giocatore in meno, non conta assolutamente nulla, perché oggi è stata quella partita in cui non hai vinto un duello personale. Le mezze palle a centrocampo c'avevano una cattiveria doppia di quella che avevi, che dovevi mettere tu. E guarda, ti posso dire una cosa, a me bastava guardare le facce dei giocatori. La faccia di un giocatore della Roma era avvelenata, una faccia del giocatore della Lazio era una faccia rilassata, e questo purtroppo nel calcio oggi non te lo puoi permettere. Vai Alberto. Come possono succedere? Perché volevo fare la domanda io, Andrea, come è possibile? Tu ne hai giocati di derby, no, poi tante. No, ma com'è possibile questo atteggiamento? Ti dico che purtroppo quest'anno la Lazio, in tempi non sospetti, forse prima un po' più sospetti erano qualche tempo fa, ma io mi ricordo Napoli, Verona, Bologna e oggi. Solo che oggi veniva fuori da un paio di mesi, il 2022 buono, dove la Lazio aveva fatto, ripeto, da tanti gol che prendeva nelle ultime 8 partite aveva preso 3 gol, ma era l'atteggiamento diverso, indipendentemente dal vincere o pareggiare una partita, che la Lazio stava facendo bene, era proprio l'atteggiamento. Questo crollo, che non se lo aspettava nessuno, ma non che non si aspettava nessuno per forza di perdere, che non si poteva perdere, il derby lo sappiamo. Poi mi viene pure da pensare, si sono sentiti troppo forti, troppo belli, ma ragazzi, ma il derby, cioè, non serve neanche l'allenatore sotto il profilo della cattiveria sportiva, non serve proprio l'allenatore, chi li ha giocati lo sa, è una partita diversa, che la cattiveria sportiva ti viene da solo, almeno la perdo, ma la perdo combattendo. Io qui non ho combattuto per niente, questa è la cosa peggiore che ci possa essere. Bene, allora adesso abbiamo sentito questi pareri, adesso riapriamo un altro parere di tutti, perché abbiamo le dichiarazioni di Mourinho. Le possiamo mandare? Siamo pronti? Perfetto. Zitto zitto, ha fatto un po' come Zeman a dire la verità stavolta, ha detto che praticamente era una partita abbastanza normale. Allora, su quello che ha detto Mourinho, stavolta vado io nel breve botta e risposta, solo per chiedere il vostro commento su quello che aveva detto Mourinho. Stavolta allora io parto da Tonino. Tonino, allora? Credo che lui, sotto l'aspetto mediatico, non bisogna insegnargli nulla, è un maestro in questo. È bravo, oggi ha preparato una squadra nel migliore dei modi e ha vinto una partita meritatamente, bisogna fargli i complimenti. L'augurio però, ecco, di rivedere la stessa mentalità, quella che diceva all'inizio Riccardo, sempre disputare gare sia con come è stato fatto con l'Atalanta, come diceva giustamente Mourinho, come è fatto oggi nel derby, ma anche con le medio piccole, perché la squadra deve sempre giocare con una certa mentalità, una mentalità vincente. Io sono dell'idea che una squadra importante, una squadra che vuole vincere, non si deve preoccupare se fa le coppe, se gioca il mercoledì o gioca il giovedì, deve essere una squadra sempre pronta, con la fame, con la voglia sempre di vincere. Sotto questo punto di vista qualcuno mi griderà, ma bisogna prendere il veleno, la cattiveria degli juventini, che hanno questa mentalità, questa cattiveria. Forse in questo ultimo periodo non si sta verificando, perché hanno delle difficoltà, però hanno questo tipo di atteggiamento, e vorrei vedere la squadra, ecco, portare a casa sempre il risultato con la voglia, con la cattiveria, anche soffrendo, perché poi alla fine anche l'1-0 va bene. Allora, va bene commento su quello che ha detto appunto Mourinho. Andrea, vorrei aggiungere solo una cosa, che si fanno le rose di 25 giocatori proprio perché ci sono qualche turno infrasettimanale, insomma. Io voglio dire, poi la stanchezza del turno infrasettimanale, se sono, non so, oggi, adesso in Serie B ci sono in 20 giorni 6 partite, no, per dire, no? Allora lì forse la quarta, la quinta, la sesta ci può anche stare, ma quando ce n'è una così, cioè, non è un falso allarme, è un alibi, no? Cioè, hanno le rose così ampie, ma le sfruttassero. Una volta un allenatore a Coverciano ha detto, si era lamentato perché un allenatore importante, perché aveva pochi giocatori da allenare in certi momenti dell'anno. Allora un allenatore un po' più piccolo di categoria ha fatto, ma mister, si prende una piccola squadra, avrà di questi problemi, non ce li ha. Insomma, sono problemi, è come dice Tonino, degli alibi. C'hai una rosa, la rosa deve essere competitiva, poi se tu credi che la tua rosa non è così competitiva, ne parlerai col presidente, ma sennò che ce la fa 25-28 c'è ragione. Stefano? Abbiamo sentito le parole, insomma, credo che sia rimasto contento, però come diceva Tonino giustamente, ora servono dei banchi di prova ulteriori, e la Roma deve crescere sulla continuità, sul trovare questa mentalità, ci sta lavorando. E apro e chiudo una breve parentesi sul fatto che Mourinho viene narrato
quello che ha vinto, per quello che ha fatto, per il personaggio che rappresenta e che ha rappresentato nella storia del calcio mondiale e internazionale. Però Mourinho, nella crescita di Zaleski, non è casuale questa crescita, ma voluta. Cioè, lui ogni volta, in un momento difficile, dei non risultati, di insoddisfazione, di frustrazione, andava a vedere spesso la primavera, cioè il suo giorno di riposo, oppure andava a vedere le partite, come si allenavano. Quindi, secondo me, questo è un segno molto importante di un allenatore umile, nonostante dimostri il contrario. Oddio, la parola umile su Mourinho. No, però secondo me hai ragione, ho capito. Va nel dettaglio, vuole conoscere ogni cosa dell'ambiente in cui sta. Si pensava che potesse venire qui, no, a svernare, e invece non mi sembra. Ci sta mettendo tanto del suo, certamente non può andare in attrito con la società per quanto riguarda la campagna acquisti, però certamente a giugno si aspetta uno scatto. Nel frattempo lui ha 2 mesi per segnare una nuova storia, perché si sta raccontando spesso la sua storia, ma è ora il momento che lui deve scrivere la storia del club, cioè vincendo, marcando trofei e marcando una crescita significativa. E con la Conference potrebbe è fare questa vittoria, non la deve disperdere, se no siamo qui con il 70 minuti con la Juventus, come diceva Tonino, l'Atalanta, Napoli in casa, Bergamo in casa e fuori casa. Deve dare più continuità e lo sforzo di questa squadra deve essere quello di soffrire mentalmente, perché le qualità ci sono, ma non c'è quella continuità, non si può accontentare, no? Lui ha parlato spesso di comfort zone, e poi chiudo, Michele, ti restituisco la parola, e questa comfort zone deve sparire, perché è uno scatto mentale. Qui abbiamo giocatori che hanno fatto carriere importantissime, che hanno vinto, che hanno giocato con campioni fuori classe e sanno cosa significa fare. Là è lo sforzo, è un'altra dimensione. La Roma ancora non è entrata in quella dimensione. Lo può fare con Mourinho, con la continuità, con la pazienza, ma anche con gli acquisti di giocatori importanti e forti che possano far crescere questa squadra, altrimenti saranno imprese isolate. Allora, prima di chiudere un attimo con Riccardo questo giro su Mourinho, continuo a ringraziare sempre tutti coloro che ci stanno scrivendo, e c'è qualcuno che ricorda i baffi quando stavo leggendo. Sì. Qualcun altro invece, tra l'altro tifoso del Napoli, chiedeva se c'era una possibilità. Per me sì. Certo. Beh, ce ne sono tantissimi. Poi noi nel finale selezioniamo alcuni messaggi e faremo botta e risposta con loro. Chiudiamo su Mourinho, quello che ha detto Mourinho con Riccardo. Beh, io penso che lui sia molto bravo ad attirare su di sé le tante problematiche che può avere all'interno della squadra, però sono d'accordo pure con quello che diceva Andrea, che lui è bravo a far capire anche ai giocatori che se vogliono far parte di un percorso lo devono fare con la fede, come diceva pure Stefano. Se tu partecipi insieme con l'allenatore a questo percorso, è ovvio che poi dopo l'allenatore si presenta alla società con delle armi importanti poi per il futuro. Intanto butta dentro un ragazzino che sono 4 partite che sta giocando, come io spero sempre nella Lazio di Sarri di vedere, ecco, come ha fatto oggi un Luca Romero, un ragazzo che dovrà fare le ossa, non si sa, diventerà un campioncino, ma se non lo mettiamo in campo non lo capiremo mai. E per cui anche da parte degli allenatori in generale ci vuole più coraggio. Michele, che è stato allenatore, diciamo che sa bene che quando non hai il materiale ti devi accontentare di quello che hai, però devi essere anche bravo a renderli partecipi. Sì, molto. Però poi meno hai materiale più devi dare gioco, poi. Certo. Questo è fondamentale. Allora, adesso un attimo, spogliati dal conduttore, fai l'opinionista, chiedo anche a te, che so che ce l'avevi un po' con Mourinho, invece com'è stasera tuo atteggiamento? Allora, innanzitutto prometto che quando è venuto Mourinho per me è stato... Mi scrivono che stasera manca Stefano Pantano, mi rendo conto del senso del messaggio. Però stasera abbiamo tutti i giocatori, quindi questo... Ma era da prima che si sapeva che non sarebbe...
No, no, beh, per questo no, dobbiamo lavorando, stabilirlo, perché sì. Non è che non è venuto per no, no, ma hai ragione, no, poi stava anche lui lavorando adesso, ma poi soprattutto perché stasera il parterre è riservato agli ex giocatori, quindi non agli ex spadaccini, non lo sforto io. Altro, beh, però ha vinto tre titoli mondiali, quindi no, magari... Ma lì fortissimo, lui è lì è fortissimo, poi vabbè, sai, Lodigiano, tante queste cose, non c'è, mi sfogo, capito? Allora, Alberto, invece il no, tuo parere... Ecco, quando ho saputo a sorpresa come... tutti che Mourinho aveva firmato per la Roma, per me è stata una notizia grandissima, perché oltre a tutto, oltre alla stima per l'allenatore che ha vinto 25 titoli, quindi chiaramente non può essere uno scarso, sì. No? Beh. E poi ho detto, dico, ma se viene Mourinho è veramente è un significato che la società vuole investire, perché quello pungolerà. Poi devo dire che i risultati e anche il gioco, diciamo la verità, non hanno fatto vedere quello che ci aspettavamo, cioè, qui bisogna essere sinceri, quindi mi sono messo piano piano su una posizione più critica che non di grande appoggio di euforia. Stasera è la serata sua, devo dire, e testimonio a tuo favore, è che tu invece sei in tempi non si aspetti, e anche l'altro ieri quando ci siamo incontrati hai detto, guarda, io sempre fede in Mourinho, anzi io ti ho detto pure una cattiveria, dico, ma tu perché gli vuoi bene? Perché vuole bene al cane, al sì, cane suo, no? Quello è vero. Ci si è fatto arrestare per non lasciare il cane in però, Ghana, però quindi... nel giudizio noi non ci no, dobbiamo no. Beh, meno quello sui cani, quelli sui cani per me è molto importante. No, sì. No, però no, io ritengo che sia comunque un allenatore. Se uno storico. Sbaglia dici qui non mi è piaciuto. Beh, vorrei vedere, ci mancherebbe altro. Va però bene. Non so cosa autorizzasse perché con a pensare intuisco quello il suo che mi hai detto l'altro ieri. Perché intuisco il suo amor proprio e la testa così che avrà fatto, no? Guarda Andrea che allenatore, è vero, è la testa così che ha fatto alla squadra per invece quanto fosse importante proprio svoltare questa partita, perché ricarica l'entusiasmo, gli dà tante cose e affossa in questo momento invece l'altra parte della città, è così, ai noi, ma derby è quello, a noi è così, a noi è così. Allora, noi ci fermiamo un attimo, fra poco ci arriva un contributo di un altro della nostra squadra di sempre, che quello ci ha mandato il suo commento anche l'amico Fabio Petruzzi. Questo fra poco, diamo la linea adesso alla regia per la pubblicità e torniamo in onda con i nostri amici straordinari, protagonisti di questo parterre di questa sera. Gol di notte. Allora, torniamo in diretta nella nostra oggi puntata speciale per il derby con Alberto Mandolesi, che per me è veramente, anche per me, non un tuffo nel passato, in onda sì, sono solo ricordi bellissimi. Stasera poi siamo con Stefano Impallomeni, Riccardo Butoni, Antonio Tempestilli e Andrea Costinelli, quindi un parterre d'Urua vero, e con vari poi opinionisti che intervengono. Questo è il commento di un altro della nostra squadra che stasera non c'è ma che fa parte della squadra di Gol di Notte. Sentiamo appena è finita la partita che cosa ci ha raccontato Fabio Petruzzi a proposito di questo. È stata una cosa divertentissima, per un numero di telefono di contatto con Tempestilli ieri è successo di tutto. Io parlavo, mi messaggiavo, non era lui, ma tra l'altro una persona molto cara che è Rosangela, che era la segretaria del grande presidente Sensi, no? Certo. Per cui lei poi ha capito che non era lei che mi rivolgeva a Torino. Rosangela Montero? Sì, perché c'era un numero di differenza, quindi una cosa divertentissima che ci è successo ieri. Allora, tutto perché nasceva da questa cosa di Fabio. Eccolo comunque il commento di Fabio alla partita. Ciao Michele, buonasera a te, buonasera a tutti gli amici studio. È finito da poco il derby e finalmente il mio titolo, perché oggi ho visto veramente una Roma molto convincente, una Roma che ha strameritato la vittoria nel derby, una Roma che ha strameritato i tre punti e li ha voluti sin dall'inizio, pronti via dopo un minuto, già calcio d'angolo, già gol, e ho visto una Roma molto attenta, una Roma molto... Con grande intensità, molto concentrata in tutte le parti del campo, e non è un caso, Michele, io lo continuo a dire, io credo che la Roma quando gioca senza Zaniolo gioca più fluida, gioca più libera, gioca più in velocità, non perde quel tempo, e ho visto soprattutto al primo tempo una Roma giocare a un tocco di tocchi con ripartenze importanti. E voglio citare soprattutto tre giocatori che secondo me
sono giocatori importanti dai quali ripartire, soprattutto per il futuro, per il prossimo anno. Smalling e Mkhitaryan e Abraham hanno una mentalità diversa, sono giocatori che sanno come si vince, sono giocatori che ti portano quel qualcosa in più, e l'abbiamo visto. Naturalmente senza scordarmi agli altri, Pellegrini su tutti, un giocatore che ha avuto la febbre, però oggi è voluto andare in campo e ha dato veramente tanto, ha fatto un gran gol, ha preso per mano la squadra. Complimenti alla Roma, complimenti a Mourinho, e oggi credo siano tre punti importanti, non tanto per la classifica, come ho detto prima, ma soprattutto per il futuro, perché io credo che dalla partita di oggi si può e si deve ripartire per un futuro importante. E io, questa è la Roma che voglio, e credo che vogliono tutti i tifosi, una Roma che lascia poco agli avversari, che magari non crea tantissimo, ma che però in campo c'è e si fa sentire. Quindi complimenti alla Roma, complimenti a Mourinho, complimenti a un pubblico meraviglioso, perché veramente vedere tanta gente allo stadio è sciarpata, insomma, è veramente sempre bello e emozionante. Complimenti, ripeto, però bisogna ripartire da qua, e mi auguro che questa possa essere veramente la partita della svolta. E ripeto, a me la Roma è piaciuta veramente tanto. Un abbraccio a tutti e sempre forza Roma. Ciao Michele, un abbraccione a tutti. Allora, intanto grazie a Fabio, mi diverte la cosa, perché siccome gli diciamo sempre che quando ci manda i video, che non è qui in studio, è sempre tutto scuro, vestito scuro. Oggi ha esagerato, era angelico, era proprio tutto totalmente bianco. Poi commenteremo anche questo, ma adesso arriva un altro momento in cui lo studio diventa invece giornalistico e fa lui le domande. A chi, oggi si parla, adesso spostiamoci sulla partita da parte ancora laziale, perché siamo collegati con l'amico Vincenzo D'Amico. Ciao Vincenzo! Ciao Vincenzo, l'amico. Oh, ricicciate, bello. Era una vita che non te sentivo, non te vedevo. Hai ragione. Alberto, voglio bene. Anch'io. Allora, adesso noi stiamo per partire col fuoco di domande del nostro studio, un parterre straordinario questa sera, Vincenzo. Prima di tutto questo, siccome tutti i giocatori, no? Tutti altri, sì. Lui è super sponsorizzato, come sapete. Allora, partiamo subito, sì, perché altrimenti a tutte e due attaccate non viene bene. E vale, partiamo voi con il ricordo del Fucino, della banca del Fucino, del dottor, okay, Maiolini, che sarà triste stasera. Sì, anche un po' incavolato, credo di aver letto in qualche chat. E io sto lavorando. Sì, deluso anche perché ne ha ben donde di essere deluso da questa Lazio. E vabbè, rifacciamoci col Fucino, ok? Vai. Scusate la barba, ma a chi lo dici? In poco meno di un secolo di storia, la banca del Fucino si è affermata come una delle più importanti realtà bancarie romane, mantenendo la propria fisionomia di banca del territorio e la propria indipendenza dai grandi gruppi bancari che negli ultimi decenni hanno incorporato le altre principali banche della capitale, ed è oggi l'unico marchio bancario storico che ha mantenuto la direzione generale su Roma. Banca del Fucino. Può sembrare un giorno come gli altri, ma c'è qualcosa di nuovo. La nostra vita sarà diversa. Le persone che amiamo, le abitudini alle quali non sappiamo rinunciare. Sempre le stesse, ma sempre nuove. Ci sorprendiamo delle nostre emozioni, che cambiano e crescono con noi. Ma c'è qualcosa di nuovo, che la vita è meravigliosamente imprevedibile e ti abbraccia ogni momento, non importa l'età. Ogni giorno è un'esperienza da condividere e ricordare. Sapete che c'è di nuovo? La Banca Italiana, più antica di Roma. Banca del Fucino. Benvenuti nel futuro. Era una splendida voce che hai riconosciuto subito di Pino Insegno. Va bene. Allora, partiamo con la botta e risposta, quindi lo studio diventano giornalisti. Che emozione, grazie Vincenzo.
Beh, aggiungici pure tu, siamo a posto. Allora, partiamo questa volta, botta e risposta, vedrai tanti vecchi amici. Parte Stefano in Parlomeni, va? Parto da qui, vai Stefano. Ciccio! Ciao Vincenzo, come stai? Te voglio vedere, dove stai? Ecco qua, bello. Bello. Devo fare io la domanda, Michele? Sì, domanda, mi raccomando poi coi tempi perché sono tanti questa sera. Sì, Vincenzo, semplice. Le cose difficili molto semplici. Che è successo? Beh, allora, diciamo che non ne parliamo nemmeno della vittoria strameritata della Roma, che sarebbero parole perse, sprecate. Mi sarebbe piaciuto vedere un'altra partita, nel senso che, sai, 40 secondi, 50 secondi, fai un gol, dopo pochi minuti ne fai un altro, l'hai chiusa. Quindi la Lazio in rincorsa, dopo, è stato tutto semplice per Vincenzo. Vincenzo, una cosa importante, perché hai sottolineato questo fatto, a parte il fatto che ringrazio, adesso state vedendo altri nuovi messaggi, sono tantissimi. Allora mi raccomando, poi riservati, non tutto subito, perché le altre, ci sono tante altre domande da rispondere. Però una cosa importante che ti voglio dire: oggi hai perso un record, tu lo sai? Ah, è vero, no, 84. Ragazzi, pensa, quel tempo Pischello stavo in tribuna, lo sai? Allora, sì, perché tu eri il giocatore che prima della partita che disse che in un derby hai Vincenzo D'Amico, no, i due gol fatti nel breve tempo possibile. Sì, oggi sì. Abraham ti ha battuto questo record. Rimane il record tuo per la Lazio, ma non per il derby. Caro Vincenzo, in pochi minuti. Il derby di ritorno dell'84. Sì, sì, quando lui ha segnato due gol su punizione, cioè quello 2-2 poi. Esatto. Lì è tutto veloce. Bartolomeo si è reso. 2-3. Poteva finire 5-2, vero? Il minuto da uno. Secondo tempo poteva finire 5-2 nell'84. Sì. Sì. No. Non poteva finire 5-2. Sarebbe dovuta finire 5-2 viste le qualità delle due squadre. No, ho capito allora. Cioè, io avevo fatto un gol all'ottavo del primo tempo. Cioè, su punizione. E poi dopo non so quanti minuti ne hai fatto il secondo. Oggi lui ti ha battuto il record. Non far finta di non ricordarti, molto più rapido e lui mi avesse battuto. No, ma allora sì, allora ci sta pure, dai. Però è strano perché Roma-Lazio 4-0 del 60 con tre gol di Manfredini il primo tempo. E poi si vede che i tempi da uno all'altro erano più lunghi. Allora Vincenzo, anche per esempio in quei quattro derby che avete perso in un anno, per esempio, non ricordo. Vai Vincenzo, vai allora, intanto parliamo di questo. Cosa è successo? Mi raccomando i tempi, perché sai, poi le puoi sviluppare con le domande degli altri dello studio, rivedrai tantissimi amici stasera. Ragazzi, molto semplice. Lazio è subito in difficoltà, troppo presto in difficoltà. Non ha saputo reagire e la Roma ha infierito. E ti dirò, ha infierito pure poco, perché il secondo tempo credo abbia fatto una partita di contenimento, aspettando un po' e andando a ripartire. Non ricordo grandissime parate da parte neanche di Stracoscia, tra l'altro, ma neanche del portiere della Roma, perché abbiamo anche tirato poco, insomma, voglio dire, nonostante la pressione del secondo tempo. Però non c'è stata partita. Fermo. Seconda domanda, adesso vado a giro così, ho dato la precedenza ai romanisti. Ti presento, tu forse non lo conosci, non sai chi sia. Ti presento Tonino Tempestilli. Vai Tonino. Ciao caro Vincenzo, piacere vederti. No, che volevi dire? E saperi che stai bene. Innanzitutto, come stai e come si sta a Madeira? Perché sai, un pensierino lo sto facendo pure io, può essere che ti raggiungo. Sto dal cellulare da Michele. Io ti accolgo e ti spiego tutto quanto quello che c'è. No, ma aspetta, perché hai detto boccaccia? Io ti conosco, ma l'hai detto in un certo modo. No. C'è qualcosa. Che andavo a fare al ristorante dei Toni. C'è qualcosa che. No. Quando fa questa faccia è cosa di donna. No, giuro. Vabbè. Con lui ci sono mai andato a donne. Vai Tonino, botta e risposta. La domanda che posso farti è solo questa: cosa suggeriresti a Sarri per poter superare questo momento di difficoltà che ha attraversato la Lazio in questa partita? Perché sai che meglio di me che noi i derby li abbiamo vissuti a Roma, no? E sappiamo le conseguenze positive o negative che lasciano questi derby. Quindi ecco, un consiglio che da laziale, davvero laziale, daresti a Sarri.
Ce l'hai un'altra domanda? No, che, Tony, che gli vuoi dire? Cioè, oggi te l'ho detto, la partita è nata male, è finita peggio. Quindi c'è una mini giustificazione c'è. Però dopo il secondo gol, per esempio, non ho visto nessuna reazione da parte della Lazio, e quella è la cosa grave. Quindi, ma io suggeriresti di far giocare a Lazzari, al di là del fatto che oggi c'era Zaccagni, che era uno dei giocatori più forti, ma Lazzari, ma non può giocare nella Lazio secondo te? C'è la miseria. E poi gioca sì, può giocare sulle fasce, può giocare Lazzari. Che ne so, oggi ha riprovato Usai e... Io sono contento che non l'abbia fatto giocare con la Roma. Credo. Sono contento. Allora vai Andrea, vai tu. Ciao Vinci. Ciao Ago. Allora, bello del casa. Io ti volevo chiedere invece questo. Ma che hai fatto? Hai strillato con qualcuno? Ho strillato, sì. Vabbè, succede. Okay. Senti, ti volevo dire, ma ti sei fatto una ragione perché 4 partite quest'anno non si è neanche entrato in campo? Ci sarà un motivo? Napoli, Verona, Bologna e oggi. Cioè, voglio dire, un conto è perderle, perché si perdono le partite, ma soprattutto in questo momento dove la Lazio in 8 partite aveva preso 3 gol e stava facendo bene finalmente. Io non riesco a trovare Andrea, io parto dal presupposto. Tra l'altro, attenzione a Vincenzo quando sbuffa prima di rispondere, che dice qualcosa di duro. Non posso dire quello che penso. No. Credo che comunque l'andamento della partita è stato subito netto dall'inizio. 2-0 dopo pochi minuti, hai reso tutto più facile alla Roma e ti sei messo veramente nei guai per quanto riguarda tutto il resto della gara. La Lazio, ripeto, non è stata capace di reagire. Guarda, io a un certo punto 2-0, sai, ci sono partite che si riprendono. Contro l'Atalanta un paio d'anni fa, c'erano state il 3-0 primo tempo Atalanta, ve lo ricordate, no? Sì, 3-3. Con una lezione di gioco straordinaria, secondo tempo 3-3. Quindi ci sta, insomma, poteva anche succedere una cosa del genere. Però più poi, brillante come quella Lazio lì, però questo lo dobbiamo dire, indipendentemente che stava andando bene in questo momento la Lazio prima del derby, ma quella Lazio così brillante io non l'ho più rivista. Ok, quanto piacere mi fai, quanto è bello sentire questa cosa, perché sembra che il calcio è cominciato quest'anno alla Lazio, capito? E quindi diciamo che ho letto un po' di cose, c'è chi salva Sarri, c'è chi se la prende con i giocatori. C'è pure chi dice, tu mi puoi capire, che dice, non stanno più a Tor di Quinto dove andavi dopo una sconfitta il martedì e venivano a tirarti i sassi. Meglio di no, questo va bene. Ma certamente, voglio dire. Però noi l'abbiamo subito. E sì. È tutto comunque tranquillo. No, scusate una piccola precisazione, sempre spesso e volentieri si è detto ma perché ci voleva tempo perché i giocatori assimilassero un certo tipo di gioco. Non è vero, perché un allenatore che è bravo ci mette non tantissimo tempo a far capire ai propri giocatori quello che lui vuole, fidati. Guarda, c'è anche l'allenatore lì davanti che dopo... Sì, dimmi. Tu lo sai, nella chat con Pulcinelli e Maiolini parliamo di queste cose. Sì. E io ogni tanto esco fuori partiamo dal presupposto che io quando è arrivato Sarri ero strafelice, strafelice. Quando mi è stato detto ma no, per imparare il gioco di Sarri ci mettono, bisogna aspettare quest'anno, poi vediamo il prossimo anno, diamogli i giocatori che vuole, tutte queste cose. Io faccio sempre un piccolissimo esempio, Tudor è andato a Verona quando il campionato è cominciato. Il Verona ha giocato subito un gran calcio. Italiano è andato a Firenze e guarda la classifica e le prestazioni. Come siamo con il Sassuolo? Dionisi, grazie. Dionisi fa giocare bene il Sassuolo dal giorno dopo. Perché noi dobbiamo aspettare un anno? È vero, ha ragione. Scusami un attimo Vincenzo, vado da Riccardo. Intanto una precisazione, mi scuso con Silvia che io ho detto che era lei che aveva scritto Romaciano, invece mi ero sbagliato, no è sempre lo stesso che credo che poi non sia firmato, che ci fa questa battuta. Riccardo, allora domanda per Vincenzo. Ciao Vincenzo. Baffo. Eccoci, allora sempre più Tancredi lui, no scusami, sempre più Terraneo
Nucciari. Nucciari. Ah sì, anche Nucciari, sì. Beh, quello Budo. Udinese, Brini. Vabbè, dai, Budoni, dai, Budoni che è meglio, vai, vai, Ricca, vai. Meglio Budoni. Prima ho detto delusione per l'andamento della partita, Vincenzo, però io penso che il discorso principale della mancata reazione a quello che è successo nella partita pensi che sia anche la mancanza di personalità, soprattutto di alcuni big che dovrebbero poi prendere per mano gli altri giocatori? Allora, nella partita un'andata la Lazio ha giocato con una grandissima personalità, giocando una grandissima partita e vincendo la gara, quindi vuol dire che ce l'ha. Oggi qualcosa non... io do la maggiore responsabilità al gol subito subito dopo il secondo, quindi lì la Roma sul non può velluto. Essere una giustificazione comunque, Vincenzo. No, perché no, ce l'hai o non ce l'hai? Ha peggiorato la situazione, ecco quello lì. E la reazione non si è vista, non l'ho vista. Giocato bene il secondo tempo perché la Roma ci ha lasciato giocare, però anche lì non credo che di aver creato grandissimi problemi alla Roma. Quindi è una partita, ripeto, senza storie. Mettiamola da parte e pensiamo al prossimo futuro. Allora, chiudi il ciclo invece delle domande, questo giovane Enrico Maria Papas. Scusa, fermo adesso, mi tocca. Cosa diceva quando si diceva la parola Enrico Maria, conclude Enrico Maria Papas? Che diceva? I giganti. Sì, ma che cosa diceva? Io penso che l'amore? No. Che? Vabbè, o le sapete o non le sapete. Me la sto risentendo a mente. Chiude Enrico Maria Papas. Io penso che l'amore. No, se un giorno qualcuno dice, vabbè, dai, andiamo avanti. Imbattibile sugli anni 60. No. Sì, vabbè. Allora, vai. Devo fare una piccola premessa su questo, perché io resto convinto che due anni fa la Lazio è stata fermata dal vincere lo scudetto, dal COVID. Sì. Perché era un punto dalla Juventus, se sì, ricordo bene. Diciamo, no? Che se la giocava. Se non si fosse fermato il campionato, sì, temo che sarebbe finito in modo. Quando invece riprende il campionato, lo perde malamente, e c'è una ragione, perché non reggeva le due partite a settimana, secondo me. È una rosa. E a luglio si giocò veramente ogni tre giorni. Quindi quello è stato il motivo per me. Allora, quando la Lazio ha giocato in Europa, io ho sperato che passasse il turno perché fosse impegnata, e guardavo già lontano, prima della partita con la Roma. Perché, domanda, perché non ha sfruttato questa prerogativa? Perché forse ancora adesso non ha una rosa, allora, per due prove a settimana, ma... Risposta a Vincenzo, pregherei, poi lo dico a Martina che lì è a Roberta, di levarmi, tanto è sempre la stessa persona che comunque è un ascoltatore fedele, che scrive le ha detto che oggi io sono contento perché godi di la vittoria della tua squadra. No, sono i laziali lotitiani. No, è laziale lotitiano, non laziale, sono quelli lì, cioè capito, sono quelli lì che appena possono, no? E che sono quelli che poi in realtà hanno creato il meccanismo mio del disamorato per troppo amore. Finché ci sono questi, io sono disamorato per troppo amore e va bene, forza spalla. Allora, che però va male. Adesso scherzi a parte, allora. Perché non ha sfruttato, invece aveva questa opportunità? Perché Vincenzo? Aia, sospira, perché, è duro. Ripeto, perché è stato tutto troppo facile, facilitato alla Roma per via dei gol subito fatti. Ripeto, mi sarebbe piaciuto vedere una partita un po' più regolare nel senso che una Lazio che non prende il gol subito e che quindi deve andare a rincorrere. Sai, la Lazio gioca bene, e quella Lazio che dicevi tu di Inzaghi lo faceva anche di più. Gioca bene anche soprattutto nelle ripartenze. E non ci si fa. Non ci si fa perché la Roma ha fatto il secondo gol, stava lì, ha giocato, ha gestito la partita magnificamente. Quindi siamo andati a trovare qualche altra giustificazione che non c'è. Allora, io adesso ne approfitto, Vincenzo, dato che tu sei un grande
trainer di trasmissione, di ascolto. Allora, faccio adesso il mio secondo passaggio che riguarda il mio corso, e così poi dopo non c'è più spazio per poterlo fare. Ricordo ancora, chi sia interessato al piccolo gruppo, cioè al mio corso di comunicazione, che c'è da tanti anni, troppi devo dire, se comincio a dire da quanti ci sono. E... Ma quanti sono passati? Ma quanti giornalisti notissimi? Sì, ti ringrazio. Sì, ringraziando il cielo, sì, sì, sì. Anche no. Silvio. Chi Silvio? Noto. Terribile, non ne poteva fare a meno. Non ne poteva fare a meno. No, io poi non li elenco perché poi mi sembra, uno, offendo altri, e secondo, di approfittare di loro. Mi rimprovera sempre Scarnicchia di questo, che io non dico i nomi di Garezza, certo. Me ne parla. Sì, lo so, però va bene. Tanto si sa, va bene. Io spero che tutti facciano una grande carriera. E poi ci sono quelli più famosi, no, in televisione, quelli, per esempio, uno a cui tengo molto è Andrea Di Caro, che è il vice direttore della Gazzetta dello Sport, che è mio, io dico mio per dire con affetto. Sì. Comunque, chiunque sia interessato, la faccio veloce, occhiata sul sito, ma poi soprattutto mi manda un messaggio, un'email con il nome e il telefono, perché ricontatto io, perché voglio io personalmente spiegare tutto. micheleplastino@virgilio.it, oltre 35 81 20 478, come WhatsApp. Ricordo ancora nome e telefono e vi ricontatto io. Allora, ritorno di nuovo, mentre poi andremo a una parte finale che mi piace molto, perché vi fate le domande tutti voi, questa è la cosa più bella stasera, li lasciamo loro. Tra l'altro i messaggi, lo sapete, l'avete visti, continuano ad andare, e in ogni caso, se anche non facciamo in tempo a leggerli, ringrazio sempre tutti, ma comunque stanno continuando a scorrere, quindi tutti voi potete ovviamente vederli. Allora, Vincenzo, chiudo io un attimo con te, che non ti ho fatto nessuna domanda. Ti dico, siamo solo sentiti tre volte oggi, ne potevi approfittare, no? Lo so, però quella pubblica è diversa. Allora, solo questo proprio al volo. Che ti aspetti adesso? Mi aspetto quella reazione che non c'è stata oggi. Mi aspetto che tutti prendano spunto da quello che è successo oggi, per non ripetere gli stessi errori. Io non credo che la Lazio lavori poco, quindi di conseguenza oggi la Roma correva di più. Correva di più perché correva meglio. Quindi non è una questione fisica. Si diceva, Sarri era uno che diceva, uno senza offesa, era un allenatore che sempre convinto che due partite a settimana facciano male. E certo, perché una rosa come la nostra fanno malissimo. Credo che la soluzione migliore sia quella di provare a giocare il calcio che in questo momento la Lazio può fare, e non andare alla ricerca di quello che vuole solamente l'allenatore. Scusami Vincenzo, faccio questo prima di salutarti, faccio questo rapido sondaggio con tutti voi partendo da te. Secondo te, sì o no, questo risultato così clamoroso nel derby mina il rapporto futuro Lazio-Sarri, quindi il rinnovo contrattuale? Sì o no, secondo te? Secondo me sì, da parte di Sarri però. Ah, addirittura. Secondo te, Alberto? Scusami Michele, allora, sto seguendo era un messaggio bellissimo. Non stavo leggendo, che cos'era? È su una cosa che parlava di noi, dicendo che ci troviamo estremamente onesti intellettualmente. Beh, meno male. Grazie. Sì, ci paragonava invece a... Vabbè, non fa niente. Vabbè. Allora, ringrazio cordialmente, ti ringrazio anche Vincenzo, che non te lo stavi a sentire, quindi va bene. No, sono rimasto un po' catturato, chiedo scusa. Grazie, anzi, no, veramente. Messaggio. Meno male, almeno io non lo posso fare, lo fai tu. Allora, per te, Stefano, mina il futuro di Sarri Lazio? Senti, diplomazia si usa dire, è un sì, è un forse un no, forse. Complimenti, te la sei cavata. Tonino? Ma... dipenderà molto da discorso futuro, dagli investimenti che vorrà fare il presidente Lotito, e da quello che è apparso ultimamente, recentemente nell'ultimo calcio mercato. Sarri chiaramente non è rimasto soddisfatto, perché... dimmi se secondo te, proprio secco, mina il rapporto? Secondo me sì. Ok, per te Andrea? Per me il risultato finale del campionato non mina, ma mi sembra che possa minare più il fatto che uno come Cabral, preso nel mercato, non si è visto mai un minuto, e oggi è entrato un ragazzino al posto suo. Per te, Riccardo, per mina? Sì.
Lomina, questo per te. Però io penso che però alla fine Sarri, certo, la stagione non è buona, non è positiva, perché Coppa Italia è andata così, fuori dall'Europa League, e adesso pure in campionato, non so, però se gli dai più tempo, io non credo che Sarri voglia andare via con un insuccesso come questa stagione. Secondo me più Ornella Vanoni comunque. Ah sì? Cioè, perché che avevi detto? Che avevi detto? Che ha detto dove era? Da dove era la battuta? Perché che aveva detto? Non ho capito. No, se lo mina o no? Ah, se lo mina. No, va bene. Gran forma, eh? No, però lì ci stava meglio, ci stava meglio Milva, perché era la rivale del tempo, no? Quindi era meglio se era Milva. Ornella Vanoni mi ha frastornato. Allora, Vincenzo, senti. La stagione è stata buona, insomma, In dubbio. Allora, grazie ancora a Vincenzo, sempre per il suo intervento qui. Nella sua conferenza stampa di Gol di Notte, come al solito. Il ricordo prima dei tuoi, anzi con i tuoi saluti, qual è? Eccolo, l'uomo sponsor, bravo pubblicitario, vedo che allora sorridono in Palloveni e te Pestilli sulla banca del Fucino, dove c'ha tutti i soldi, no? Sì, no, questa l'abbiamo fatta prima, Toni. Vai. Questa invece è Brigofer. Brigofer è un'azienda italiana leader nel settore del fai da te, grazie a una vasta offerta e una gamma di servizi completa. Il catalogo Brigofer comprende marchi prestigiosi e prodotti esclusivi, ai prezzi più convenienti, con un assortimento che spazia in diversi settori merceologici: ferramenta, elettricità, giardinaggio, casa, vernici, bagno, illuminazione, lima, riscaldamento, pezzi, altro e mo'. Ah, Maria, aspetta Vince. Allora, aspetta, prima di chiamare lo spot, ti saluto tutto lo studio, un abbraccio e un bacione a Simone. Ciao Vincenzo. E adesso puoi chiamarlo. Ciao Vincenzo. Brigofer, la più grande catena del fai da te 100% italiana. Brigofer consegna gratuitamente a casa tua in 24 ore. Brigofer dispone anche di un servizio di ordini telefonici. Chiama il 335 40 59 90. La consegna è gratuita, senza minimi di spesa e garantita in 24 ore. Brigofer, tra il dire e il fare. Gol di notte. Allora, torniamo in diretta. Intanto due ringraziamenti a uno dei nostri, che è l'avvocato Renato Archidiacono, che viene spesso qui, che ci saluta caramente dicendo che è stata una grandissima Roma di Mourinho, lui che è uno molto critico nei confronti di Mourinho, quindi ci ha mandato questo messaggio, grazie. E un ringraziamento ancora particolare a Marco Piccari, no? Che è il conduttore di Maracanà, che è stato tra l'altro il nostro splendido contatto con Stefano. Grazie Marco, ex Piccolo Gruppo, quindi sono orgoglioso di questo. Grazie Marco per il tuo messaggio. Colgo anche l'occasione per ricordare le repliche di Gol di Notte, che io faccio sempre verso il finale, perché se lo dico all'inizio uno dice vabbè cambio e poi ci vado dopo. No, invece chi si mette in contatto adesso, ora lo sanno, e vuol vedere dall'inizio, no, ma poi la gente c'ha altre cose da farsi, dimentica. Allora, qui a NSL, dico qui per dire lo studio da dove trasmettiamo, noi siamo qui anche a Teleuniverso ovviamente, va in onda alle 11:30, che è un orario che io amo molto da sempre, e tra la fine della nostra trasmissione alle 11 e le 11:30, le 23:30, va la trasmissione Metropolis, che è dedicata ai grandi personaggi, questa sera a Baggio, quindi un bel traino anche tra questo e quell'altro. Invece di notte fonda Teleuniverso all'1:30 questa sera, quindi per tutti i gusti, e domani pomeriggio alle 14:30. Questi sono gli orari delle nostre repliche. Allora, cominciamo adesso il nostro dibattito interno. Cominciamo, lo interrompo un po', poi lo riprendiamo fra poco. In che modo? Cioè, cominciamo, Andrea, a chi dello studio tu vuoi rivolgere una domanda? Allora, facciamo a Stefano. Vai, mi raccomando, questo momento botta e risposta secca, come tempi, così sento di più. Ma su Lazzari, io ti rispondo perché... Ma Lazzari gli hai chiesto? No. Perché non Patrick a destra e Marusic a sinistra? No, ma questa è la domanda che poi gli fai a lui. No, siccome abbiamo parlato prima di andare in onda di questo tema che... Ti volevo chiedere, dopo mezz'ora avresti fatto un cambio? Sì, ne parlavo, sì. In che squadra? Nella Roma o nella Lazio? No, prima parlavamo. No, perché... Cioè, Vincenzo ha visto una partita, poi non è che sono intervenuto, però la Lazio, la Roma
ha dominato in lungo e largo, secondo me, dall'inizio alla fine. Prendi gol a 1:30, devi reagire. Come? Ne parlavamo prima di andare in onda. Secondo me a volte fai un cambio, come diceva Riccardo prima. Un cambio, metti Lazzari, magari hai i 3-4 leader che sono un po' imbambolati, contraccolpo psicologico, l'ambiente, e sei un po' sorpreso, vedi che arriva prima sul pallone, hai la doppia marcatura su Leiva, fatichi a fare gioco, la squadra non ha profondità, perché i meriti della Roma sono stati anche soprattutto questi, anche tanto, certo, legare la profondità, certo, come ha fatto, certo, con l'Atalanta. Certo. Fermi, perché quindi devo dare i tempi della vostra risposta. Ah, scusate. Allora, no, Tonino, a te invece, chi vuoi fare la domanda? Ma la farei Andrea. 2-0 Atalanta. 2-0. Sì, 2-0 Atalanta. Sono veramente... Ho detto... Andrea, gli domanderei se gli manca, ecco, la panchina. Tanto. E qual è il motivo, secondo te, che non sei riuscito a rientrare al giro? Ah, perché credo che quando vai oltretutto all'estero poi fai fatica a rientrare, poi dopo tanti anni che alleni, io so che i presidenti anche di squadre italiane, diciamo anche di categorie inferiori, pensano che tu ormai hai fatto il tuo, non hai la fame, la voglia di rientrare in campo. Invece chi mi conosce sa che io invece vivrei sul campo, perché sono così, quindi fa parte della storia mia, come la storia di tanti allenatori che allenano da tanti anni. L'esperienza sicuramente c'è e te lo dicono, ti fanno anche i complimenti, ma poi quando devono fare delle scelte per mettere dentro un allenatore, magari prendono quello giovane, quello che pensano che abbia più fame e più voglia, certo, di allenare. Riccardo, a chi lo vuoi fare la domanda? Perché ormai ad Andrea non gli facciamo fare la domanda, perché è stato protagonista delle risposte. A Tonino, la voglio fare a Tonino, perché prima facevamo una riflessione sul secondo gol preso dalla Lazio, ma i difensori moderni non guardano più la marcatura, perché se andiamo a guardare il gol preso, se tutti a guardare la palla e nessuno ha guardato Abraham, ma la Lazio poi è recidiva già parecchie volte. Per quale motivo secondo te c'è questa distrazione, e lo vediamo anche in altre squadre, per cui l'attenzione è solo il pallone? Non ci sono altre cose guardare? Io credo che Tonino qualche partita in difesa l'ha fatta. Il marcare nella zona, ecco, è quello che deve entrare, no, in mente al difensore. Prima noi veniamo da una vecchia generazione dove eravamo abituati, no, si giocava ad uomo, poi piano piano ci siamo trasformati, no, un po' a giocare nella zona, però c'è rimasto quel retaggio di giocare a uomo, quindi la marcatura, tante volte anche sui calci d'angolo noi ci insegnavano delle piccole malizie, no? Adesso vedi si abbracciano, però basta talmente poco per distrarre, perché è una frazione di tempo, no? L'attaccante basta che gli fai perdere quell'attimo, ha perso il tempo. Poi tanti allenatori che ti insegnavano, che ti dicevano, almeno me personalmente mi hanno insegnato e mi dicevano: no, io non voglio che tu prendi la palla, non basta la deve prendere il tuo avversario, quindi se non la prendi tu e non la prendo io la palla, ci sarà un giocatore che è libero, che ha quel compito di andare a cercare la palla, che la prenderà lui eventualmente. Se ognuno pensa a questo, probabilmente certo, la palla passa. Infatti ha ragione Alberto, sceglitene uno tu adesso. Ma io anzi colgo l'occasione, perché sto arrivando ancora tanti nuovi messaggi, grazie veramente a tutti, grazie. Ogni tanto poi vedo qualche amico, Lorenzo Rosticceria, un bacione a te, vai. Ma lo chiedo a Agostinelli. Da allenatore andiamo tutti lì, vai. Beh, sulla mia debolezza, perché è Abraham, sto ragazzo, tu lo sai che gli inglesi ne abbiamo avuti pochi nel campionato nostro, e quei pochi non è che si siano adattati molto. Lui addirittura sta al gol adesso il numero 23, che tra l'altro è il tuo gol numero 23 segnali questa stagione, sono tanti, sono comunque tanti. È una grande rivelazione e credo sia il giocatore più importante in questo momento della Roma. Dove può migliorare? Guarda, ha tutto per poter fare ancora di più, perché oltre che fa gol è uno che ha qualità fisiche anche nello spazio, e soprattutto anche dà una mano alla squadra. Cioè è veramente stato un grande colpo questo della Roma, e lo ripeto, uno dei più forti attaccanti in questo momento in Italia, in assoluto. Vedi, scusa, posso aggiungere una cosa, Michele? Cioè, da dire che tutti gli giocatori inglesi della vecchia, no, guardia, Alberto, che noi conosciamo, arrivavano da un campionato inglese dove c'era una certa tradizione, si giocava in una certa maniera, dove c'erano allenatori prettamente inglesi.
Poi il calcio in Inghilterra si è evoluto perché sono stati portati tantissimi allenatori europei, italiani di tutte, e quindi è un po' cambiato anche la mentalità, il tipo di approccio dei giocatori, per cui anche penso che i giocatori inglesi che arriverebbero ora in Italia sono più adatti e più portati. Guarda, io mi ricordo Tonino, al di là delle difficoltà che possono trovare, no, nel primo sì, impatto, sì, perché non conoscono la cultura del paese. Ormai si è uniformato, la lingua pure, sì, ormai si è uniformato. No, comunque ai tempi nostri, quando eravamo bambini, adesso non esageriamo, fallirono tre grandi giocatori inglesi. Uno si chiamava Lowe, uno si chiamava Baker e uno Greaves, cioè tutti e due a Torino, Lowe e Baker, Greaves al Milan, cioè tre giocatori che fallirono tutti, eh. L'unico che dopo un po' si impose meglio era Hitchens, Jordan, Atley, Blissett, fermi. Io ho detto questi sono una generazione successiva, no quelli che dite voi sono una successione. Lowe e Baker erano... Lowe e Baker, stiamo parlando tra 60 e 70, Rush era venuto proprio come aveva fatto 2000 gol, ma poi Rush scozzese, vero? O gallese. Allora un attimo solo, una breve parentesi, perché poi le cose fatte bene mi fa piacere molto promuoverle. Io ringrazio Marco Santarelli, che poi è stato un pilastro di Gol di Notte per alcuni anni, perché oltre alle varie cose aveva una società anche di grafica eccetera, e ci curava tutta la parte tattica di Gol di Notte. Adesso lui è alla direzione di questa fondazione importante, che porta un nome importante, che è quello di Margherita Hack, quindi anche a che fare poi con lo sport. È una fondazione importante, sentite quello che lui dice in un momento così, mi auguro, di grandissimo ascolto, qual è stasera con questo parterre, perché alcune cose è meglio sempre mettersele in mente. Marco Santarelli. Ciao Michele, complimenti ancora per questa tua creazione che ormai è storica, fa parte dell'Atlante storico dello sport. Oggi io, dopo un lungo percorso insieme, non ti voglio parlare di dati o di cosa accade nel calcio attraverso la teoria dei grafi o la matematica o addirittura la fisica sociale. Io oggi ti voglio parlare di una cosa, e voglio parlare a tutti i telespettatori o chi ci ascolta di una cosa molto nobile, ovvero la Fondazione Margherita Hack. Perché la Fondazione Margherita Hack e cosa c'entra con lo sport? Effettivamente c'è un legame diretto, perché io e Margherita ci siamo conosciuti anni e anni fa, proprio in occasione di una celebrazione sportiva, perché lei è stata campionessa di salto in alto proprio nel periodo peraltro del fascismo, era tifosissima della Fiorentina e ha iniziato i suoi primi scritti, quindi quegli scritti che poi gli sono, come dire, valsi per tutta l'attività divulgativa del futuro, attraverso un giornale di Firenze, proprio raccontando la Fiorentina. Ecco, quindi ti volevo dire che la Fondazione Margherita Hack è anche e soprattutto sport, perché nasce con uno spirito culturale. L'abbiamo voluto fortemente per ricordare l'astrofisica ed è legata proprio allo sport. Abbiamo in pancia tanti eventi quest'anno, sia di divulgazione scientifica ma soprattutto di legami con lo sport e con grandi personaggi. Speriamo di fare questo percorso insieme, e per chi ovviamente fosse interessato può scrivere a info@fondazionemargheritahack.it o addirittura contattarci tramite i nostri social, a disposizione ovviamente per ogni canale, Instagram, Facebook, LinkedIn, eccetera eccetera. Io ti ringrazio molto, ovviamente c'è tanta passione in questa iniziativa, ma c'è anche tanto tifo per te, tifo per le squadre, tifo per un calcio pulito, tifo per un calcio normale che sia anche privo di ogni tipo di condizionamento esterno, ma anche un calcio privo di guerra. Quindi ti ringrazio e ti saluto e ci vediamo prestissimo. Allora, grazie a Marco Santarelli, poi avremo modo per diffondere ancora di più, però voi date un'occhiata, adesso non, in questo momento non so dire esattamente il nome, info eccetera eccetera, ma basta vedere Fondazione Margherita Hack e troverete tutte le informazioni anche di come prendere contatto. Allora, adesso sono arrivate le dichiarazioni di Sarri, le vogliamo sentire un attimo? Ok? Vediamo. Allora, abbiamo sentito, non so se voi l'avete sentito in studio, va bene. Dimmi Stefano. No, stavamo disquisendo prima, forse qualche fuori onda
cioè sul fatto del, mi sarebbe piaciuto chiedere ad Andrea questo e anche coinvolgere un po' tutti quanti sul fatto degli allenatori di sistema, di solito quando non trovano una chiave di lettura diversa bloccano la squadra, cioè anche i giocatori magari per recuperare una partita nel momento di difficoltà, nel momento di, anche di sporcarla la partita, di venire meno sì, al sì. dettame, al sistema, alla filosofia di gioco, vanno sempre in crisi o sbaglio? Sei d'accordo? No, perché, no, perché tu trovi, la contromossa a un modo di giocare che è sempre quello, quindi allora se quel modo di giocare, faccio esempio la Lazio oggi, però stanno in grande condizione i big, i giocatori, quelli che ti fanno la differenza, trovi difficoltà perché comandano il gioco, perché creano palle gol. Quando vanno in difficoltà non riescono a variare, continuano monocorda a fare quel tipo di gioco, cioè anche più lento come è stato oggi, meno aggressivo. Con errori tecnici che tu non ti aspetti da alcuni giocatori oggi clamorosi, da una palla da qui a 15 metri sbagliarla, quando è così è finito, non c'hai un modo di dire. E allora che cosa dovrebbe fare per una squadra se non la cambia tatticamente a livello caratteriale? E quella è la cosa più pericolosa. E poi ci stai insistendo dal primo minuto stasera, Andrea, su questo, è la verità. Vi chiedo sempre scusa in questo grande finale. Entriamo un attimo nel chiamio della partita, perché il nostro Gianluca Guarnieri, che era oggi allo stadio e lo ringrazio sempre per il lavoro qui dietro le quinte, lui si alterna con quello che è l'erede, che è Giuseppe invece Vignola, che ci ha scritto il messaggio, perché sai, ormai Gianluca comincia a avere una sua età, eccetera. Invece Gianluca è un grande allo stadio, ha pizzicato tra l'altro una persona a cui voglio bene ed è un altro grande commentatore di calcio e radiofonico piuttosto conosciuto, molto popolare, che è Adriano Stabile. Sentiamo un po' quello che ha raccontato e entriamo un attimo almeno nel clima dello stadio. Allora, appena terminato Roma-Lazio con la vittoria dei giallorossi per 3-0, siamo con Adriano Stabile. Adriano, è la grande vittoria di José Mourinho questa? Ma la grande vittoria della Roma, perché è stata una vittoria collettiva, la Roma sorprendente per certi versi, viste le ultime uscite, anche se poi è vero che la squadra del campionato è in serie positiva da se non sbaglio 9 giornate. La Roma che è andata sul pennuto grazie al gol iniziale di Abraham, riuscita a gestire, come dire, a portare in porto questo derby già nei primi 45 minuti. La Lazio dall'accanto suo non ha avuto la forza di reagire neanche nell'impresa, quando comunque ha avuto più l'iniziativa è riuscita realmente a farsi pericolosa, quindi la squadra bianco-celeste è sotto tono quest'oggi. Per la stagione giallorossa questa può essere il punto di svolta per Mourinho e i suoi uomini? È chiaro che è una partita importante che dà convinzione ai ragazzi di Città Mourinho, serve continuità a questa squadra e serve fiducia. Potrebbe essere una partita di svolta. È chiaro che bisogna essere sempre prudenti, perché poi la Roma ci ha abituato ad alzi e bassi, quindi sicuramente l'importante è che sia la fiducia. Senti, in conclusione, i tuoi migliori della partita di oggi, quali sono i top player di questo tempo? È inevitabile, insomma, non citare Dami Abraham della Roma con la sua doppietta, ma soprattutto tutta la squadra ha giocato molto bene, e gli italiani anche se davano altro da fare, ovviamente il capitano Lorenzo Pellegrini, che peraltro non era al meglio della condizione, chi è questi tre sicuramente, quella della Lazio è stata abbastanza deludente. Forse possiamo dire che Luis Alberto ci ha provato, lo stesso Milinkovic Savic ha cercato di fare qualche cosa, un po' Pedro, anche se un po' confusionario, però se anche la squadra biancoceleste è difficile oggi dire salvare qualcuno. Grazie Adriano, grazie, alla prossima. Grazie a voi, ciao Michele. Grazie per il ciao ad Adriano, anche lui è stato un ex. Per vedere gli uomini adesso che oltretutto hanno la loro stabilità professionale, quando io li ho conosciuti veramente giovanissimi, mi fa una bellissima, invece una bellissima sensazione. Allora, intanto comincio a ringraziare tutti quelli che ci hanno mandato messaggi, che me l'hanno segnati dalla redazione, Martina e Roberta. Allora, Mario, Aristide, Sergio, grazie, Giuseppe Vignola, Silvia, Martino, Giuseppe Porro, ciao, Gino, Claudio, Massimo, Luigi, Mauro, Daniele, Paolo, Giancarlo, Maria, Fabrizio, Franco da Appio Claudio, Alfredo, Giorgio, Ottavio, il caro Renato Archidiacono, Riccardo, Roberto, Lorenzo Rosticceria, Lorenzo 87, Andrea Di Giacomo, Alessandro, ragazzi e ragazze, ragazzi, grazie veramente a tutti per questo grande finale. Allora,
vado con un rapido sondaggio nel finale. Allora, secondo voi piazzamento, lo faccio ogni tanto, prendo il punto, piazzamento di Roma e Lazio in questo finale, Stefano? Questo non te lo so dove dire. Eh beh, ci provo. Colgo questi pochi secondi che ho a disposizione, perché io sono qui anche soprattutto per te, per voi. Grazie. Che avete rappresentato, secondo me, un periodo storico importante per la città di Roma. Grazie. La comunicazione a livello privato, e credo che avete fatto tanto nella formazione e soprattutto nell'entusiasmo. Ancora avete professionalità, entusiasmo, nonostante siano passati 43 anni. Michele non lo voleva sottolineare, ma sono 43 anni. Dico e di Alberto 47 anni, no? Tu Radio Roma. Io 47 anni. Radio Roma, pure io 47. Che ridicolo a livello di calciatore, e poi anche il giornalista. Ma quando io da piccolino davanti alla televisione vedevo le cose, aspettavo il momento vostro, si vedeva questa vostra amicizia, quindi mi fa molto piacere. Grazie, che questa sera vi siete ritrovati. Caramelle e carbone era. Caramelle e carbone, non so. Che è rimasto era il momento, cioè, dove Alberto dava i bocciati, promossi. Sì, no? Sì, ricordo sì. Grazie. Quindi, Roma e Lazio, boh, non lo so, in bocca al lupo. Grazie. No, ma dammi la posizione. Dammi la posizione, non te la cavi. Tanto grazie, ci hai commosso, vai. No, è la verità. Dimmi subito, quinto, sesto, guarda, sesto. Roma? Che ti devo dire? Roma dipende da... No, Roma? Mi fai dura, mi fai, dura, mi fai andare, vabbè, salta Stefano. Salto. Torino, pure, Roma? Io Europa League. Ma è chiaro che l'ambizione è quella di poter entrare in Champions, ma la vedo abbastanza difficile. L'augurio è quello di poter far sì che ci arrivi, ma se arrivasse quest'anno in Europa League sarebbe già un buon risultato. Vorrei fare una conclusione, perché abbiamo parlato prettamente dei giocatori, no? Di quello che è successo nel rettangolo di gioco, ma io vorrei sottolineare oggi lo spettacolo delle due, entrambe le tifoserie, e la correttezza che c'è stata in questo derby, dove non sono accaduti, almeno a quanto mi risulta adesso, incidenti, in un momento così particolare dove si sta vivendo un momento molto difficile, no? nel paese, in Europa in generale. Quindi un plauso a entrambe le tifoserie, e mi auguro che anche i successivi derby possano terminare, ecco, così, con un risultato positivo della Roma, ma con uno spettacolo sugli spalti. Grazie Danilo. Andrea, posizione, voglio la posizione. Dai, posizione, secondo te? Il quinto e il sesto posto se lo giocano, ma l'Atalanta, che ha vinto stasera dopo aver fatto la partita di Coppa, appunto, mina molto, molto questo posto, perché l'Atalanta sembra non mollare, anche se diciamo che sta scricchiolando certamente, però intanto va a vincere Bologna, e quindi quinto e sesto posto, rivediamolo, se, intanto mentre parli, esatto, la classifica, esatto, sì, perché giusto. L'Atalanta cioè, ha una partita in meno, e comunque in questo momento quanto a 51, c'è anche la Fiorentina con una partita in meno, sì, esatto, e quindi diciamo che della Fiorentina a me piace tantissimo la Fiorentina, non credo entrerà in questa lotta alla fine. Quindi per il quarto, il quinto e il sesto posto, Roma, Atalanta, invece ci credo nella Fiorentina. Sì, Lazio, questo, Roma. Posizione per te, Riccardo? Io voglio andare proprio contrario a tutto, sesta la Lazio. Anche perché se non fosse così, veramente abbinato al discorso di Sarri che avevamo fatto prima, con se rimane o no. Allora, intanto io, come al solito, il mio grande ringraziamento va a questo magnifico staff che ho qui nella nostra produzione, e quindi il mio grazie va ad Andrea Cannizzaro, il nostro regista, a Giorgio Amodeo in regia fonica, a Martina Gatto nel coordinamento redazionale, e a Roberta Gallaccio nell'assistenza generale. Grazie come sempre per il grande lavoro svolto, e in questo finale nei saluti. Allora, Riccardo, grazie veramente come sempre. Grazie a te, Riccardo, con un saluto sempre a Gianni, al nostro amico Pecorini, sei d'accordo? Okay. Saluto al grande Gianni, è stato un piacere, Riccardo, stare qua con voi. Grazie veramente.
Andrea, grazie come sempre del tuo apporto. Michele, grazie, sembri grazie quasi un allenatore quando sembri quasi un allenatore. Vabbè, tra poco torna in pista, dai. Speriamo, speriamo. Mi dispiace perderlo qui, ma sono ben contento che vada ad allenare. Poi magari ci viene lo stesso. Aspetta, a trovare. Aspetta, lo anche dall'estero, non ci sono problemi. La passione è passione. E allora se va all'estero poi è difficile che arrivi la domenica sera. Già per due, tre anni, sì. Fa il collegamento come Vincenzo. Sì, vabbè, certo. Grazie Andrea. Grazie, allora Tonino, vado un attimo da loro che era da tempo che non vedevo. Tonino, sei stato fantastico, io ti ringrazio tantissimo, poi voglio dire con te tanti ricordi, Tonino, tantissimi ricordi. Beh, qualche annetto ce l'abbiamo sulle spalle, no? Ce l'abbiamo insieme. Sì, ce l'abbiamo. Io ricordo, è stato un piacere. Io ricordo ancora quella volta, una delle ultime volte che ci siamo beccati a un ristorante che stava con Di Benedetto, che sembrava in quel momento, no, il grande nuovo presidente della Roma. Però lì lui che guarda l'occhio mio, ma quando sono lì mi ha fatto finta di niente. No, mi ha detto che c'ho qualche perplessità. Perché quando la sera prestata non aveva convinto, giusto? Di la verità, è vero. Però è una gran bella persona, no, ma sincero. Per carità, non so quanta potenzialità potesse avere, però come persona è una persona fantastica. Io parlavo sulla potenzialità della squadra, non sulla persona, ci mancherebbe. Allora Stefano, un grazie ancora particolare per le belle parole, oltretutto che ci rimangono. Ma la verità è storia. Avete fatto la storia di Alberto e quindi era giusto, doveroso ricordarlo. E ancora dobbiamo scriverne. Allora, ovviamente ripeto, un grazie a tutti voi, un'altra dimostrazione di quella che era il senso di questa sera con questo signore. E quando parlo di amicizia io continuo sempre a portare il mio pensiero, perché non è che adesso sono passate due settimane, non metabolizziamo la scomparsa di uno di noi qui a Gol di Notte, ma veramente di noi, che è stato ed è Pino Wilson, sempre nel nostro cuore. Allora termino con te, Alberto Caro. Grazie Michele, no, per l'invito, no, che è una cosa che ti dovevo. Io sono diventato pigro e lì è la vecchiaia, no. Non esco, però prendi l'esempio mio, che invece vedi sono ancora ringraziato il cielo. Il lavoro e la passione rende, fa diminuire in giro gli per anni. L'Italia, poi tu lo fai sempre in giro anche per forse l'Italia, sì, hanno un record. Eh sì. Senti, allora dammi questa manina un secondo. Dammi questa mano, perché la così si vede. Allora, quanti anni sono che festeggiamo? Che festeggiamo? Quanti anni sono che siamo noi amici? Ci conosciamo? Sì? E dovremmo essere a 54. Capirai, sono tanti. E in 54 è anche un record, una sola grande litigata, poi abbiamo fatto pace. Una per sola, poker. In 54. No, era per Talk Radio a un certo punto. Per la radio. No, poker. Quella proprio non rimossa. Poker, no, ma no, perché io avevo preso le difese di un altro, poi non era neanche tra me e te, no? Cioè io a un certo punto io volevo menare. sì, no, ma la concludo. In mezzo alla strada tu, Michele, che si toglie la giacca. Sì, perché si lamentava, perché non so, allora, conto, vinceva 100, alla fine della partita aveva vinto 20, sì. E si lamentava davanti a uno che aveva perso 200. Io ho detto, ah, poi smette, qua là, lui mi risponde male e mi hanno tenuto e mi hanno levato la giacca. Proprio, io ho detto, ma non capisco cosa sta facendo. Va bene. Era poco traffico. Però concludiamo invece con un ricordo migliore. Una fuga sulla destra e un cross, questo è, dillo. Campovitelli era uno spareggio, addirittura uno spareggio. Giocavamo insieme per entrare alle finali. Campovitelli, stavamo soffrendo da morire, 0-0, pochi minuti dalla fine. Parte Michele Plastino che sulla aveva destra. Aveva una prerogativa, era veloce, vero? Molto veloce. Molto veloce. Sì. Parte, supera la nostra metà campo. Io dico, fammi andare presto, dico, che ne sei? Sperando che alzi la testa, e infatti vedo che alza la testa, boom, arriva il traversone, 1-0. Rubens Mandola segna. Vedi quante cose di tipo. E la chiudiamo così. Valla a spiegare a mia moglie lì che ero velocissimo. Velocissimo. Ma proprio velocissimo. Grazie ragazzi, è stata una trasmissione, sì, derby, sì, 3-0, tutto quello che vi pare, ma soprattutto all'insegna dell'amicizia. Questo volevamo trasmettere a chi ci segue in questo particolare momento del mondo e delle nostre vite. Grazie ancora e buon proseguimento con tutto. Gol di Notte, un programma di e con Michele Plastino.